Preside Campo, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre. Oggi all'Istituto Superiore Scolastico Mussomeli Campofranco, ex Odierna, c'è l'incontro, la testimonianza di Barbara Bartolotti, una storia di coraggio. Ogni anno l'Istituto Lex Odierna si sofferma su questo argomento, il suo pensiero. Riteniamo che i ragazzi vadano educati attraverso la testimonianza, e quanto mai forte sarà la testimonianza di Barbara Bartolotti, che sulla sua pelle ha vissuto quella sorta di appropriazione indebita della parola amore che alcuni uomini fanno nei confronti delle loro donne. Ritengo che sin dall'inizio delle prime relazioni sentimentali i ragazzi vadano guidati a capire che non esiste amore senza rispetto, che non esiste amore che coniughi le due dimensioni del dono e del desiderio, ma il desiderio non può essere staccato dal dono e non è mai possesso. Oggi tutta la scolaresca, ecco, dell'ex Odierna parteciperanno, potranno intervenire, ecco, nella discussione? Parteciperanno le classi del triennio, perché le cicatrici che Barbara Bartolotti porta non solo nel cuore ma anche sulla sua pelle possono essere un messaggio troppo forte per i ragazzi del biennio, che saranno impegnati in altre attività analoghe, nella visione di un film e in un dibattito interno alla scuola, mentre i ragazzi del triennio saranno i protagonisti della giornata, porranno delle domande, faranno delle considerazioni e si esprimeranno anche attraverso la musica per rappresentare questo no chiaro, netto, assoluto alla violenza di genere. Un messaggio di questa giornata internazionale che lei si sente di dire alla sua scolaresca, alla scuola, all'ex Odierna? Spero che i miei ragazzi colgano nell'impegno professionale dei loro docenti, delle loro docenti donne, della loro preside, della loro dirigente, degli altri dirigenti del territorio, colgano una testimonianza di una femminilità che si esprime anche al massimo livello delle varie istituzioni e ha un ruolo chiave nella società. Una donna che ha questo ruolo non può essere una donna vilipesa, offesa, picchiata, uccisa, come tante volte sentiamo dalla cronaca. E purtroppo proprio pochi giorni fa un giudice per le indagini preliminari, il dottore Nicolaiello, esperto di stalking a Palermo, diceva che sin dalla più tenera età iniziano degli atteggiamenti persecutori, è il germe di un amore malato. E dicevo prima e ribadisco, voglio far capire ai miei ragazzi che si tratta di un'appropriazione indebita della parola amore. Professoressa Felce, oggi all'ex Odierna c'è un incontro su una storia di coraggio, il coraggio di Barbara Bartolotti, un incontro sì, con la scolaresca, un incontro in occasione, ecco, della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Infatti, cosa ci può dire? No, senza dubbio per noi è fondamentale questo incontro, è stato, lo è e lo sarà anche negli anni futuri, perché per questo istituto la legalità in genere, ma soprattutto la violenza sulla donna, è un obiettivo che ci siamo sempre posti. Speriamo, io già ho conosciuto Barbara e so che donna meravigliosa è, ha raccontato la sua storia a me innanzitutto, che è una storia veramente di violenza molto forte, e ritengo che i ragazzi debbano ascoltare, perché da queste cose si può gettare il seme del rispetto, ecco, la cultura del rispetto che è fondamentale. Assessore Territo, 25 novembre 2016, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi qui all'auditorium ex Odierna, incontro con Barbara Bartolotti, una storia di coraggio. Può dire qualcosa? Sì, oggi è una giornata importante, ricordare il valore delle donne, il valore del rispetto alle donne che va
nutrito e portato in qualsiasi condizione e in ogni circostanza e in ogni parte della terra. Noi forse siamo un popolo fortunato rispetto alle condizioni in cui vengono tenute le donne nelle altre parti del mondo, però recentemente gli ultimi episodi ci fanno un poco preoccupare, se non molto. E questo manca, diciamo, l'essenza di tutto questo, secondo me, è ricollegabile a una società che principalmente sta perdendo i valori, quindi fondamentalmente quello del rispetto dell'altro, dell'amore dell'altro, che a volte non è un amore vero, ma è un amore fatto di altro e poi, dinanzi a determinate circostanze, si tramuta in violenza. Quindi io devo, diciamo che invito tutti i ragazzi, le ragazze soprattutto, a farsi rispettare, dai primi anni, a non farsi venir meno l'attenzione e il riguardo che bisogna avere nei confronti delle donne. Naturalmente ecco che la donna si deve affermare in tutte le sue versioni, in tutte le sue posizioni e tutto questo lo deve sempre pretendere. E mi auguro che praticamente la sensibilità, la scuola, la cultura faccia sì che questi episodi che si sono verificati recentemente e scompaiono sul nostro territorio e diventano praticamente episodi rarissimi e di cui non fare mai menzione e ricordo. Con noi abbiamo Barbara Bartolotti, una storia di coraggio. Qual è stata? Ci dica brevemente, per chi vedrà il fatto del vallone, il fatto nisseno. Io sono venuta oggi qui a Mussumeli per raccontare la mia storia e praticamente ho subito un'aggressione nel dicembre del 2003 da parte di un collega di lavoro, Giuseppe Perrone, che abita a Marineo. E lui, invaghito, ha deciso di colpirmi con 4 martellate in testa, una coltellata all'addome e poi ha deciso di darmi fuoco. Ha ucciso il mio bambino che aspettavo. E io ho vissuto un martirio, quindi da quel martirio mi sono voluta salvare in quanto mamma, figlia e moglie, e quindi adesso il coraggio della vita e la forza di andare avanti penso che sia giusto donarla anche agli altri, di non fermarsi mai, quindi a qualsiasi evento che sia la vita che ti propone, di andare sempre avanti. Quindi il giro per le scuole, da quanto tempo, che messaggio lancia? Allora, in giro per le scuole ci vado già da tantissimi anni, vado nelle comunità, vado ovunque ci sia bisogno, sia che siano ospedali, che siano delle comunità, e quindi il messaggio è sempre quello della vita, di non abbattersi mai, di andare sempre avanti e di essere sempre comunque dei credenti e avere la forza di poter reagire ad ogni evento brutto che la vita ti propone.